Danneggia le tombe di famiglia con atti vandalici e scritte ingiuriose, non prima però di aver minacciato pesantemente mezza famiglia e pure il notaio. Un 66enne di Pergola non si ritiene soddisfatto di come è stata ripartita l'eredità. Dopo la morte del padre, la casa dove vive è andata alla matrigna e al nipote e si sente vittima di un raggiro. Le terminatorie con pesanti minacce di morte e richieste estorsive arrivano a nipote, matrigna 99enne e sorella, che non esitano a denunciarlo, ma l'ira dell'uomo non si placa e si abbatte su alcuni loculi, tutti riconducibili ai familiari, imbrattandoli con scritte. Per questi atti colleziona ben 6 denunce per stalking, intentata estorsione e minacce, ed il giudice gli intima di non avvicinarsi e comunicare con nessuno dei parenti. Ma l'uomo non accenna a calmarsi, anzi, invia una nuova lettera ai beneficiari dell'eredità minacciandoli di enormi disgrazie e di vendicarsi proprio per le festività natalizie. Ora, dopo una nuova denuncia delle donne e le comunicazioni dei carabinieri di Pergola, il tribunale di Pesaro, viste anche le pesanti minacce e il dispregio della prima ordinanza, lo ha fatto arrestare e rinchiudere nel carcere di Villa Fastigi.